Per Liberi TV, Riccardo Maggi, consigliere comunale, hai scelto di essere presente a questa manifestazione dei nidi convenzionati. Perché hai fatto questa scelta? Ma per mostrare anche il sostegno alla battaglia che stanno facendo i gestori dei nidi convenzionati, che ricordiamolo, a Roma pochi lo sanno, ma rappresentano un servizio fondamentale. Ci diceva adesso Fabio Amico, si tratta di circa 250 strutture, un po' meno di 250 strutture che ospitano più o meno 7.000 bambini, quindi un terzo dei bambini romani che vanno in un nido vanno in una struttura convenzionata. Conosciamo la situazione di sofferenza, che non è di oggi, è una sofferenza che si protrae da anni e che è di fatto causata, diciamocelo, negli ultimi anni l'amministrazione non si è curata di questo problema, anzi ha ridotto i margini di sostenibilità da un punto di vista economico di queste strutture, chiedendo degli standard molto alti di qualità che giustamente vanno garantiti alle famiglie e ai cittadini romani, e dall'altra parte però non corrispondendo all'interno della convenzione con un adeguato, appunto, corrispettivo economico. Siamo sotto la soglia minima, questi sono dati certi, dati dimostrabili. A questo punto, se non c'è un segnale dell'amministrazione, e in questo senso ho preparato una mozione che impegna l'amministrazione appunto a rivedere alcuni parametri o a rivedere alcuni aspetti del sistema delle convenzioni, è evidente che questa situazione spinge da una parte le strutture verso l'illegalità e dall'altra ne crea alcune che sono di per sé illegali e abusive. Ricordiamo che nel 2012 abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica di Roma, nell'estate del 2012, la presenza di decine di strutture sul territorio romano che apparentemente operavano in maniera abusiva. C'è stata poi un'inchiesta della Procura che è andata avanti, molte di queste strutture sono scomparse, diciamo, appena sono iniziate le indagini, hanno chiuso da un giorno all'altro, altre effettivamente è stato verificato che non avevano alcuna autorizzazione. Questo perché? Perché evidentemente l'unico modo per poter fare prezzi stracciati è quello di non stare all'interno della legalità, sia come standard qualitativi, assicurativi, di professionalità degli educatori e tutto quello che viene richiesto alle strutture. Adesso ci sarà martedì prossimo, a seguito del Consiglio, ci sarà un incontro con l'assessore Cantoi, l'assessore alla scuola e ai servizi educativi di Roma Capitale. Io spero, veramente auspico, che tutta la maggioranza si renda conto di questa situazione, si renda conto soprattutto che abbiamo di fronte... Che la situazione, scusami, la sintesi è che il Comune chiede alle strutture di lavorare illegalmente, sostanzialmente, stanzia cifre che costringono all'illegalità. Per il meccanismo che abbiamo descritto, sì, allora o l'amministrazione si rende conto che ha di fronte un settore produttivo che offre un servizio di alta qualità, ad alti standard, con dei costi che sono nettamente inferiori ai costi, ad esempio, degli asili comunali, e quindi fa i conti con questa realtà, al di là della difesa, diciamo, corporativa di determinate categorie, e quindi si rende effettivamente, assume effettivamente la posizione di una istituzione, di una amministrazione nei confronti dei lavoratori e nei confronti degli utenti e dell'uso delle risorse pubbliche. Oppure io credo che questa situazione vada a finire a danno di tutti, cioè a danno degli operatori, a danno dei cittadini, a danno anche del tessuto economico cittadino.